Abbiamo pubblicato in questi giorni un volume che ricorda attraverso scritti ed immagini la nostra storia. Il titolo di questo volume, Marae alla gaffa, significa testualmente ragazzi, arriva il vigile, arriva il vigile. Era il grido dei ragazzi, dei bambini, quando giocavano al pallone in strada dopo pranzo ed arrivava, si profilava all'orizzonte l'immagine del vigile che avrebbe portato sicuramente via loro il pallone e forse li avrebbe anche sgridati molto seriamente. Quelli erano i bisogni della città di allora, il bisogno del riposo veniva declinato in questo modo, il problema da affrontare era questo e la polizia municipale era attrezzata per fare questo. Oggi ci viene richiesto di intervenire su altre cause di disturbo, il traffico, i rumori del traffico, le aggregazioni nei parchi, le aggregazioni nelle strade, nelle ore serali. Noi oggi dobbiamo attrezzarci per queste realtà, dobbiamo intervenire cercando di portare comunque un rimedio con la stessa bonomia di allora ma con la stessa efficacia. Ecco, noi dobbiamo pensare che la nostra immagine, il nostro ruolo si deve in continuazione adeguare, come è stato per questo esempio, a tutti i cambiamenti che riguardano la città e che riguardano il territorio. Cerchiamo di essere vicini ai modenesi dall'infanzia all'età senile, noi siamo davanti alle scuole, dentro le scuole con l'educazione stradale, rispondiamo alle chiamate, ascoltiamo le persone anziane che ci chiamano, rispondiamo alle loro chiamate, cerchiamo di tutelarle davanti al pericolo di truffe, di raggiri, a tutte le situazioni per le quali normalmente veniamo attivati. La nostra sala operativa ogni anno ha circa 20.000 chiamate, 20.000 interventi e questi interventi arrivano da persone di ogni età naturalmente. È chiaro che in tutto questo c'è anche l'attività di repressione, c'è anche l'attività di controllo che è una componente importante del nostro lavoro. Non potremmo fare una cosa senza fare l'altra. Noi stiamo sicuramente lavorando a migliorarci dal punto di vista tecnologico. Abbiamo nel corso di questi ultimi due anni implementato il nostro sistema di comunicazioni radio, abbiamo implementato il nostro sistema per esempio di controllo del territorio attraverso la videosorveglianza con una nuova sala operativa di videosorveglianza. Abbiamo strumenti più sofisticati per la rilevazione delle sanzioni, però non è tutto qui. Ecco, io credo che queste cose che dicevo fanno parte del futuro più prossimo, del futuro che si genera ogni momento e al quale noi dobbiamo naturalmente adeguarci in continuazione. Non possono prescindere però da una definizione più chiara del nostro ruolo. Noi oggi vestiamo gli abiti della Polizia Municipale che si è disegnata con una legge negli anni 80 e quindi sui problemi delle città degli anni 70, di 10 anni prima. Credo che il nostro futuro sia nell'adeguare il nostro ruolo alle esigenze delle città, a quello che la gente ci chiede, a quello che le città stesse ci chiedono.